Fin dall'antichità c'è un grande dibattito su quale sia il luogo di provenienza degli Etruschi. Non solo con gli studi in ambito linguistico si è aggiunto anche il mistero sul perché la loro lingua sia molto diversa da quella dei popoli che abitavano vicino agli Etruschi. E per molto tempo ci si è chiesti come e perché questa civiltà che è stata fiorente sia arrivata alla sua fine. Gli Etruschi sono sicuramente un argomento nel quale vi è già capitato di imbattervi, ma in questo video non faremo una panoramica completa della storia e della cultura di questo popolo, che sarebbe un argomento troppo vasto e magari adatto per altri video. Qui ci concentreremo su tre grandi enigmi che da secoli, se non da millenni, riguardano gli Etruschi: la loro provenienza, la loro lingua e le cause per la fine della loro civiltà. Cercheremo di vederli nel dettaglio e di arrivare a una risposta più o meno accettabile anche grazie a studi di genetica e di linguistica. Ringrazio anche l'abbonato Riccardo e diversi di voi che mi hanno richiesto nei commenti l'argomento di questo video. Proponete sempre nei commenti perché, come vedete, molte richieste si trasformano effettivamente in video. Se siete pronti, direi di andare subito a togliere il velo di nebbia che da tanto tempo avvolge gli Etruschi. Per prima cosa dobbiamo dire che il nome stesso degli Etruschi è molto dibattuto. Come probabilmente già sapete, erano i Romani a chiamarli Tusci o Etrusci, e da questi nomi deriva anche il nome della terra in cui principalmente abitavano, Toscana o più estesamente Etruria. Forse il nome Tusci è collegato etimologicamente a come li chiamavano i Greci, che invece li chiamavano Tirreni, da cui il nome del Mar Tirreno. È stato proposto che il nome Tirreni sia collegato al latino turris, che significa torre. Questo perché gli Etruschi costruivano città in luoghi collinari o perché le loro case assomigliavano a torri. Loro invece chiamavano se stessi Rasenna o Rasna, che potrebbe derivare dal nome di un loro leggendario eroe fondatore, ma più probabilmente significa semplicemente popolo o uomini. Purtroppo in realtà per nessuno di questi nomi abbiamo un'etimologia certa, quindi dobbiamo accontentarci di conoscerli come Etruschi, Tirreni o Rasenna senza essere sicuri di cosa volessero dire queste parole. Vi ho riepilogato i nomi perché saranno importanti in alcune teorie sulle loro origini. La civiltà etrusca si sviluppa circa dal 900 a.C. al 1 secolo a.C. e questo periodo viene suddiviso di solito in tre fasi. La prima fase è chiamata Villanoviana, la seconda è chiamata Orientalizzante e poi dal 580 a.C. circa inizia una fase finale di contatto sempre più stretto con la cultura romana. A differenza di altri popoli per i quali gli antichi danno delle origini precise, seppure a volte leggendarie, per gli Etruschi neanche le fonti antiche sanno da dove sono arrivati. Quindi addirittura quando gli Etruschi ancora esistevano come civiltà c'era un grande disaccordo sulle loro origini. Le prime attestazioni di un popolo chiamato Tirreni risalgono a due testi esplicitamente mitologici, ovvero la Teogonia di Esiodo e l'Inno Omerico a Dioniso. Tutti e due risalgono all'incirca a un periodo tra l'VIII e il VI secolo a.C. Nella Teogonia si dice che Agrios, Latino e Telegono, figli di Ulisse, avrebbero regnato su tutti i Tirreni. Non ci aiuta più di tanto a sapere molto su di loro. L'Inno Omerico invece parla di pirati Tirreni. Pare che questa tradizione antica li associasse anche con il dominio sul mare tramite azioni di pirateria e con gli abitanti della Sardegna. Infatti anche il geografo Strabone, che vivrà molti secoli dopo, riporta che i Tirreni abitavano la Sardegna. Ad oggi gli studiosi pensano in effetti che ci fossero frequenti scambi commerciali tra gli Etruschi e le civiltà della Sardegna. In ogni caso, il territorio in cui l'influenza degli Etruschi era massima si trovava tra le attuali regioni della Toscana, nell'Umbria occidentale e nell'Alto Lazio, anche se sicuramente si erano espansi, soprattutto dall'VIII secolo, sia nel nord sia nel sud Italia. Fin dall'antichità, come dicevamo all'inizio, ci si domandava quali fossero le origini degli Etruschi e nel mondo antico si sono diffuse tre teorie principali. A queste si aggiungerà poi una quarta, basata sempre su fonti antiche ma elaborata propriamente nel 1800. La teoria più antica è stata proposta da Ellanico di Lesbo, che è vissuto nel V secolo a.C. Non la conosciamo direttamente dal suo testo, ma perché viene riportata dallo storico Dionigi di Alicarnasso, vissuto circa 500 anni dopo.
E Lanico sarebbe anche il primo a proporre che Roma sia stata fondata dai troiani con il famoso mito di Enea, e per gli Etruschi propone ugualmente che fossero venuti da fuori Italia. E Lanico dice che gli Etruschi erano in origine Pelasgi. I Pelasgi meriterebbero un video a parte perché sono un popolo della Grecia arcaica altrettanto misterioso. Comunque, secondo la teoria di Ellanico, dei Pelasgi che abitavano la regione della Tessaglia nel nord della Grecia sarebbero emigrati verso l'Italia. Il motivo di questa migrazione è che la Tessaglia sarebbe stata invasa dai Dori, e i Dori sono una delle popolazioni che avrebbero dato origine ai Greci. Pure questo punto della storia arcaica è molto oscuro e dibattuto se questa invasione sia vera al 100% oppure no. In ogni caso, secondo Ellanico, i Pelasgi, scacciati dai Dori, sarebbero arrivati per mare fino al delta del fiume Po in Italia. Da qui avrebbero fondato delle città per poi arrivare a dominare una zona chiamata Tirrenia. Per riassumere, secondo Ellanico, gli Etruschi hanno origine da un popolo che prima abitava nel nord della Grecia. La seconda teoria è simile a questa, ma è rimasta molto più famosa, anzi possiamo dire che è stata per secoli la teoria prevalente. E questo anche perché è la teoria di Erodoto, il cosiddetto padre della storiografia. Erodoto è un contemporaneo di Ellanico, ma non è del tutto d'accordo con lui. Erodoto racconta di un certo re Atis, che era un discendente dell'eroe Eracle e regnava sulla Lidia, che è una regione storica situata in Anatolia. Durante il regno di Atis ci sarebbe stata una lunghissima carestia durata ben 18 anni. Per dimenticarsi della fame, i Lidi avrebbero inventato in quest'epoca anche il gioco dei dadi, ma quello che più ci interessa è che a un certo punto il re ha deciso di trovare una soluzione al problema. Ha diviso in due il suo popolo e ha ordinato che una metà delle persone cercasse una terra più fertile. Questa metà sarebbe partita per mare, guidata dal figlio di Atis, chiamato Tirreno. I Lidi, guidati da Tirreno, sarebbero arrivati nei territori dove abitava un altro popolo italico, ovvero gli Umbri, e da lì avrebbero iniziato una colonizzazione. Dal nome del loro capo Tirreno avrebbero iniziato a chiamarsi Tirreni. Strabone aggiunge anche che Tirreno avrebbe designato come suo successore il fratello Tarconte. Tarconte compare come alleato di Enea nell'Eneide e avrebbe fondato Tarquinia, che era la città più importante del mondo etrusco. Secondo Erodoto, quindi, gli Etruschi sarebbero in origine un popolo proveniente dalla Lidia e dunque dall'Anatolia. Questa è la famosa teoria delle origini orientali degli Etruschi, e infatti una fase della loro cultura è chiamata orientalizzante proprio perché ha delle somiglianze con le culture orientali. La terza teoria antica è in disaccordo con Ellanico e anche con Erodoto, nonostante il prestigio di cui gode Erodoto stesso. E la propone Dionigi di Alicarnasso, che abbiamo visto è lo stesso che riferisce la teoria di Ellanico. Dionigi di Alicarnasso vive a Roma sotto l'imperatore Augusto e scrive proprio della storia di Roma. Secondo lui la teoria che gli Etruschi vengano da fuori è sbagliata e sostiene che siano una popolazione autoctona dell'Italia. Dionigi basa questa convinzione su tre argomentazioni principali. La prima è che al suo tempo ancora la cultura etrusca è conosciuta e non assomiglia per niente, secondo lui, a quella dei Pelasgi o dei Lidi. Seconda cosa, Dionigi ricorda un altro storico chiamato Xanto di Lidia, che aveva scritto proprio la più importante storia della Lidia. E questo Xanto non aveva mai nemmeno nominato l'eroe Tirreno e il suo viaggio verso l'Italia. Invece, se fosse stato vero, vista l'importanza dell'evento, l'avrebbe sicuramente riportato. Al terzo punto Dionigi dice quello che noi abbiamo ricordato all'inizio, ovvero che gli Etruschi non chiamano se stessi né Etruschi né Tirreni. È proprio Dionigi a riportare per primo che loro si chiamavano Rasenna, come poi è stato confermato dai reperti. Quindi dice lui com'è possibile che il loro eroe fondatore si chiami Tirreno se loro non si chiamano Tirreni. La quarta teoria che si è aggiunta è basata su dei brevi passaggi di Tito Livio e Plinio il Vecchio, che sono autori romani all'incirca contemporanei di Dionigi di Alicarnasso. Tutti e due riportano che degli Etruschi, scacciati dai Galli, avrebbero dato origine al popolo dei Reti, che abitavano nelle Alpi centro-orientali tra Italia e Austria. In epoca recente, soprattutto nel 1800, storici anche famosi hanno praticamente ribaltato il contenuto di questi passi, sostenendo che gli Etruschi avrebbero avuto origine dal nord e sarebbero scesi nel centro Italia, ma ad oggi questa teoria è stata per lo più accantonata. Diciamo che a contendersela sono soprattutto la teoria delle origini orientali e quella delle origini autoctone.
Ognuna di queste due teorie comunque è pericolosa, almeno per come ci è arrivata dal mondo antico, perché chi l'ha proposta voleva portare acqua al suo mulino. Ellanico e Erodoto volevano avvicinare il mondo etrusco a quello greco perché gli era utile politicamente. Infatti, dopo lunghi periodi di scontro, nel V secolo gli Etruschi potevano essere alleati utilissimi, per esempio per gli Ateniesi, che avrebbero tentato una famosa spedizione in Sicilia. In più avevano tutti e due in mente il modello delle colonizzazioni greche, quindi era facile che lo applicassero a sproposito anche a popoli che non erano nati da una colonizzazione. Dionigi invece viveva nell'epoca di Augusto, che era un'epoca molto diversa, ma nella quale ormai erano i romani a sentirsi in pieno diritto di scrivere la storia. Pur un imperatore in persona, cioè Claudio, scriverà una monumentale storia degli Etruschi, che però purtroppo è andata perduta, altrimenti sapremmo di sicuro molto di più su di loro, visto che lui era un super appassionato di storia etrusca. Oggi però, anche senza l'opera perduta di Claudio, possiamo fare delle ipotesi più precise su chi avesse ragione tra Ellanico, Erodoto e Dionigi, ma prima vediamo anche il discorso sulla lingua e sulla fine degli Etruschi, così in conclusione il quadro complessivo sarà più chiaro. La lingua etrusca era scritta con un alfabeto ripreso da quello euboico di Calcide e è sostanzialmente una sorta di alfabeto greco specchiato. La conosciamo da più di 10.000 iscrizioni, però nonostante il suo alfabeto sia comprensibile, non sempre lo è il significato delle parole scritte. Infatti la loro lingua è molto diversa dalle lingue europee più conosciute. Gli Etruschi avevano a nord popolazioni celtiche, a est vari popoli italici e a sud la Magna Grecia. Però, mentre tutti questi popoli avevano lingue considerate indoeuropee, gli Etruschi avevano una lingua non indoeuropea. E qui sta il più grande mistero della lingua etrusca, ovvero perché sia unica e diversa da tutte quelle dei popoli circostanti. In realtà condivide alcune parole con le altre lingue dei popoli circostanti, ma è possibile che queste parole siano state importate successivamente dal greco o da altre lingue italiche. Alcuni studiosi, come il linguista tedesco Helmut Rix, collegano l'etrusco alla lingua retica, che era parlata dai reti nell'area alpina almeno fino al I secolo a.C. Abbiamo appena visto che autori antichi come Livio e Plinio collegano i reti agli etruschi e quindi la cosa tornerebbe. Questi studiosi sostengono l'esistenza di un ceppo di lingue chiamate tirreniche, oggi estinte e separate dalle lingue indoeuropee. Visto che non si trovavano corrispondenze con le lingue dei popoli circostanti, molti hanno pensato di seguire la teoria di Erodoto e di andare a cercare qualche somiglianza con lingue orientali. Purtroppo anche questo si è rivelato un buco nell'acqua perché le somiglianze necessarie, per esempio con l'antica lingua della Lidia, non ci sono. Così il mistero sulla lingua etrusca si è infittito ancora di più. Però in un posto specifico sono stati trovati dei riscontri. Nel 1885 è stata trovata una pietra tombale con scolpito un guerriero e con un'iscrizione sull'isola greca di Lemno. Questa pietra, che oggi è conosciuta come Stele di Lemno, ha delle iscrizioni in una lingua molto simile a quella degli Etruschi e testimonia che in quest'isola dell'Egeo, ancora nel VI secolo a.C., era parlata una lingua strettamente simile all'etrusco. Secondo lo storico greco Tucidide, l'isola di Lemno sarebbe stata abitata da gruppi di tirreni e il ritrovamento della stele ne ha fornito praticamente una prova. Anche Erodoto e Strabone mettevano l'isola di Lemno all'interno di quel percorso che avrebbe portato i popoli della Lidia verso l'Etruria, anche se un po' forzatamente. Per la posizione di Lemno, quest'isola non sembra proprio una tappa obbligata per un viaggio dall'Anatolia all'Italia. Questo genera anche un altro mistero nel mistero della lingua etrusca, cioè perché questa lingua compaia anche in un'unica isola dell'Egeo, lontanissima dall'Etruria. L'ultimo argomento di cui ci eravamo proposti di parlare era la presunta fine degli Etruschi, ma diciamo che questo è un mistero più nel pensiero comune che nella ricerca storica vera e propria. Il mistero comunque è stato anche in questo caso alimentato pure dalle fonti antiche. Gli Etruschi stessi facevano risalire l'origine della loro nazione a una data corrispondente all'undicesimo o al decimo secolo a.C., ma avevano una profezia anche sulla fine della loro storia. Il letterato romano Marco Terenzio Varrone dice che nei loro libri sacri gli Etruschi scrivevano che la loro civiltà non avrebbe superato i 10 secoli. Secondo Augusto, gli Aruspici pensavano che sotto di lui sarebbe iniziato il decimo secolo, proprio quello della fine del popolo etrusco.
E effettivamente la fine della civiltà etrusca si fa più o meno coincidere con l'età di Augusto. In molti potrebbero chiedersi perché di una civiltà così importante e potente sia rimasta una traccia non fortissima nella storia, ma come vedremo questo è un falso problema. Oggi possiamo scoprire chi aveva ragione in mezzo a tutte queste teorie, soprattutto grazie all'archeogenetica. L'archeogenetica studia il DNA prelevato da resti di uomini vissuti nel passato per capire meglio tanti fenomeni, per esempio proprio le migrazioni dei popoli nell'antichità. In merito agli Etruschi si è cominciato a fare delle ricerche con l'aiuto della genetica fin dai primi anni 2000, ma ad oggi la più importante ricerca scientifica al riguardo è stata pubblicata sulla rivista Science Advances il 24 settembre del 2021. È stata portata avanti da alcuni dei massimi esperti mondiali, sia di etruscologia sia di archeogenetica, provenienti da università italiane come quella di Firenze, ma anche dall'Istituto Max Planck tedesco o da Harvard. Hanno studiato il DNA di 82 individui per un arco di tempo che abbraccia quasi 2 millenni, dall'800 a.C. al 1000 d.C. in tutta l'Etruria e l'Italia meridionale. Lo studio ha concluso senza dubbio che gli Etruschi avevano un profilo genetico molto simile ai loro vicini latini e agli altri popoli italici. Quindi erano un popolo autoctono. Gli studiosi hanno riscontrato che era del tutto assente la traccia di una recente mescolanza con l'Anatolia e il Mediterraneo orientale. Le conclusioni dello studio del 2021 sono in linea con uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Science, che analizzava i resti di 11 individui dell'età del ferro provenienti dalle aree intorno a Roma. Quindi dimenticatevi la teoria di Ellanico e di Erodoto, Pelasgio, Lidio o altri popoli orientali, perché aveva proprio ragione Dionigi di Alicarnasso. Del resto lui scriveva direttamente da Roma e stando a contatto con quel che restava del mondo etrusco, quindi anche a logica era più probabile che ne sapesse di più. In realtà anche prima delle conferme arrivate dal DNA c'era stato più di uno che aveva sostenuto che gli Etruschi fossero un popolo autoctono. In particolare Massimo Pallottino, che è uno dei fondatori della stessa disciplina dell'etruscologia, ha sempre sostenuto che la civiltà etrusca fosse venuta a formarsi proprio nei territori in cui poi la troviamo, senza essere il risultato di una migrazione da Oriente. A questo punto qualcuno potrebbe ricordarsi però che una fase orientalizzante nella storia degli Etruschi c'è. Ma lo stesso Pallottino ha dato una delle spiegazioni più plausibili per questo fatto. In questa fase gli Etruschi avrebbero vissuto una grande apertura commerciale verso il mondo greco e orientale con scambi marittimi. Quindi avrebbero finito per essere influenzati dalla cultura orientale senza che avessero origini orientali, un po' come noi oggi per altri motivi siamo influenzati dalla cultura anglosassone, ma non siamo arrivati tutti dall'Inghilterra. Gli storici, sia antichi come Erodoto sia moderni, hanno scambiato le influenze culturali orientali per origini orientali. A questo punto rimane però il secondo enigma su cui ci siamo concentrati, ovvero quello della lingua. Se gli Etruschi, come ormai sappiamo, erano autoctoni della penisola italica, perché avevano una lingua diversa dagli altri popoli italici? Purtroppo la linguistica non ha lo stesso grado di certezza della genetica e quindi è molto più difficile dare una risposta certa. Il proto-indoeuropeo, da cui derivano le lingue indoeuropee, viene generalmente collegato alla diffusione dei pastori delle steppe occidentali, forse provenienti dal nord del Mar Nero, anche se questo collegamento è ancora ampiamente discusso. Comunque gli Etruschi hanno, come gli altri popoli italici, nel loro DNA anche il patrimonio di questi pastori delle steppe occidentali e questo lo sappiamo per certo. Quindi tutto fa supporre che il proto-indoeuropeo sia arrivato in una fase diversa rispetto al semplice arrivo di questi pastori. In parole povere, la lingua etrusca o la famiglia delle lingue tirreniche sarebbe precedente alla diffusione delle lingue indoeuropee e probabilmente gli Etruschi hanno conservato una lingua che era parlata in Italia prima della formazione delle altre lingue. Del resto, la lingua parlata non è direttamente collegata alla genetica delle persone da vincoli specifici. Può essere anche che gli Etruschi siano un popolo sorto da una migrazione molto più antica compiuta dai pastori delle steppe occidentali e questo avrebbe causato una separazione tra le lingue parlate al momento di questa prima migrazione rispetto al proto-indoeuropeo della seconda migrazione. Ma questa ipotesi richiederebbe sicuramente ulteriori conferme.
Rimane comunque da spiegare perché una lingua molto simile a quella etrusca sia stata ritrovata sulla stele di Lemno. Gli storiografi antichi spiegavano la cosa supponendo un'improbabile tappa a Lemno in un viaggio dall'Anatolia, ma come abbiamo capito questa è una teoria fantasiosa. Gli studi attuali invece propongono la soluzione opposta, ovvero che dei gruppi di Etruschi avessero viaggiato dall'Italia per stabilirsi in Grecia e in Oriente. Diversi ricercatori da più ambiti sono arrivati a una conclusione simile, in particolare possiamo nominare l'olandese Luc de Ligt. De Ligt ha ipotizzato che varie potenze egemoni del Mediterraneo orientale, soprattutto i Micenei, abbiano reclutato mercenari provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna e da altre zone della penisola italica. Alla fine del potere miceneo, anche per altre cause, questi mercenari si sarebbero trasferiti nelle isole dell'Egeo settentrionale o a Cipro in alcune zone costiere del Medio Oriente. Secondo questa ricostruzione, anche la presenza nel VI secolo a.C. nell'isola di Lemno di una comunità che parlava una lingua simile all'etrusco sarebbe dovuta a questi movimenti di mercenari che avevano fondato delle piccole comunità. La lingua simile all'etrusco a Lemno sarebbe quindi spiegabile con la presenza di un insediamento etrusco, una sorta di roccaforte di mercenari nel mare Egeo. Alcuni si sono spinti su questa strada fino a collegare i Tirreni con i Teresh, uno dei vari gruppi etnici che componevano i cosiddetti popoli del mare. I popoli del mare avrebbero contribuito al collasso dell'età del bronzo, che è un'epoca in cui sono caduti molti importanti regni antichi. Una teoria simile identifica i sardi della civiltà nuragica con un altro gruppo etnico dei popoli del mare chiamato Sherdan, ma questo sarebbe un argomento troppo vasto di cui parleremo un'altra volta se ci sarà occasione. Dobbiamo invece ancora parlare della fine degli Etruschi. Beh, ho incluso l'argomento un po' per dare una chiusura ai vari aspetti che abbiamo visto, anche se penso che in tanti già sappiate com'è andata. Si dice che gli Etruschi stessi avessero previsto la loro fine, in tanti in passato hanno abboccato a questa narrazione che però ha le caratteristiche più che altro di una leggenda. Certo, la lingua etrusca ormai in età augustea era sull'orlo dell'estinzione, ma la civiltà etrusca non è mai finita in modo netto. Gli Etruschi sono stati gradualmente assimilati nella cultura romana. Loro stessi avevano contribuito alla storia di Roma, tutti conosciamo i famosi re Etruschi. Per quanto magari siano figure semileggendarie, ci ricordano di una commistione tra i due popoli. Per esempio, per quanto riguarda la medicina, quella etrusca sarà considerata sempre a Roma come il miglior modello da seguire, tante pratiche religiose e divinatorie derivavano dagli Etruschi. Tutte le evidenze fino ad oggi raccolte dall'etruscologia e dalla genetica sono favorevoli a un'origine autoctona degli Etruschi. La loro lingua forse precede le altre lingue parlate nella penisola italica, ma gli Etruschi sono proprio ancora qui, in mezzo a noi, sulla scia della storia di Roma. Spero che abbiate apprezzato il video e la ricerca che c'è dietro, secondo me è stato un argomento interessante non solo in sé, ma anche perché gli Etruschi sembrano un po' il caso di un popolo con tanti enigmi, per i quali però le risposte più semplici si sono rivelate finora quelle giuste. E troppo spesso ci dimentichiamo che le risposte più semplici potrebbero essere proprio quelle giuste. Fatemi sapere nei commenti se voi invece conoscete teorie diverse, soprattutto a proposito della lingua etrusca, e se avete apprezzato il video iscrivetevi per non perdervi i prossimi. E magari consigliatelo a qualche amico che si stava proprio domandando da dove viene uno dei più importanti popoli italici. Grazie per la visione e a presto!